scopo principale del Jazz Club è quello di divulgare la musica del jazz in ambito locale, aretino, provincia di Arezzo, eccetera. Siamo riusciti ad organizzare nel tempo grandi concerti con musicisti di livello internazionale, Bill Evans, Billy Cobham, Stanley Clarke e naturalmente anche i grandi italiani, Gianni Basso, Franco Cerri e ultimamente il più noto Stefano Bollani che è Fiorentino Doc, che è riuscito a divulgare con la sua capacità il jazz a livello italiano. L'anno scorso siamo riusciti anche a portare ad Arezzo quelli che sono i due più grandi sassofonisti in questo momento in Italia, cioè Stefano Cocco Cantini e Nico Goni. Questo era un brano, Night and Day, che amava molto cantare Lucio Ignalducci. È stato un nostro presidente, amico, cantante, animatore, mi piace ricordarlo come membro del Jazz Club, grande amico. E poi devo ricordare anche Silvano Grandi, perché Silvano noi l'abbiamo sempre definito il babbo dei jazzisti aretini. Lui amava molto, per esempio, questo brano. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Sicuramente gli amici che hanno parlato prima di me hanno parlato di Silvano Grandi, ma per me è essenziale perché io sono l'unico del gruppo non musicista e quindi devo dire che chi è che mi ha avviato a questo tipo di musica è Silvano, con il quale sono andato a sentire i più bei festival che c'erano internazionali, perché siamo stati a Jean-Lépin, siamo stati a Sanremo nel 1959 quando c'era Ella Fitzgerald, quindi Bologna, Milano. Ho qui questo libretto di risparmio che erano tenevo la cassa del Jazz Club, quindi del ciclo del jazz. It's a poet's pipe of love in a childish way. I know every type of love better far than they. You want the thrill of love. Da circa 20 anni sono il direttore artistico e uno dei musicisti del Jazz Club Arezzo, che oltre ad aver ospitato artisti di livello internazionale e anche nazionale, ovviamente abbiamo dato la possibilità di esprimersi a musicisti
di nuova generazione, i più giovani, quindi un palco è una visibilità e una possibilità di crescere. Questa è la nostra missione, quella che abbiamo sempre cercato di perseguire.